mela al giorno toglie il medico di torno, non è proprio un modo di dire. Non è assolutamente un modo di dire, perché quando ero piccolo il dottore che veniva una volta a settimana a visitare e andava nelle scuole poi a vedere quanti ce n'erano assenti e quindi ammalati, si era già accorto allora, senza tante analisi, che l'anno di carica di mele, e quindi mangiavamo tante mele e non ci ammalavamo, come quando le mele non venivano, perché succedeva tanto che degli anni le mele non venivano. Di carica vuol dire? Di carica, che venivano tante mele. Come quest'anno. È come quest'anno. Quindi mangiare tante mele voleva dire, a quei tempi, essere più sani, non ammalarsi. E l'aveva constatato il medico del paese, senza analisi. Adesso con le analisi mi sono accorto perché. Perché ha degli antiossidanti, di anti-influenzali, di antitumorali, che per eccellenza, e quindi è vero che una mela al giorno toglie il medico di torno, però bisogna che la mela sia almeno come quella prussiana o lì vicino. Prussiana, ecco. Perché prussiana? Prussiana perché l'hanno portata dalla Prussia i nostri nonni, bisnonni, che Polonia. Sono andati lì a lavorare. Oggi Polonia, Germania dell'Est. Sì, Germania, l'ex Prussia è Polonia, Germania dell'Est e così sono. Dolomiti, sei sulle Dolomiti, sotto le Dolomiti Feltrine, sì. Dolomiti sì. Bellunesi, sì. Patrimonio sì. UNESCO, sì. Riusciamo, stupendi. Riusciamo sì. ad agganciare le due cose, prodotti tipici, biologici, no, Dolomiti? Allora, direi Parco delle che Dolomiti. Faller con la mela prussiana ha fatto l'aggancio completo, quindi ha promosso il prodotto, la mela prussiana, sul territorio Faller, e ha lanciato il turismo. Difatti è nato l'albergo, con la mela prussiana è nato il consorzio della mela prussiana, l'albergo, il ristorante, bar, il Pont Prussian, e anche l'albergo diffuso. Cos'è questo albergo diffuso? L'albergo diffuso è la reception, viene fatta al bar, la colazione la fanno al bar e poi vanno a dormire nelle case in giro per il paese, dei privati, esatto. E abbiamo tantissime prenotazioni, abbiamo tantissime che vengono da tutto il mondo, quindi ecco che noi abbiamo chiuso la filiera prodotto, territorio, turismo al massimo. E la festa famosa del Pont Prussian? La festa, poi naturalmente il consorzio organizza la fiera della mela prussiana, che è una gran fiera dove si vendono solo prodotti naturali, e la festa della mela.